Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con questo video spero finalmente di porre fine a questa serie di video su Trade Republic, ma mi sembrava doveroso fare un video in cui effettivamente vi spiego un po' cosa sta succedendo, perché tantissimi di voi si stanno lamentando del fatto che alcuni non abbiano ricevuto dei bonus, alcuni non hanno ancora ben compreso come funzioni questa nuova promozione, perché bisogna depositare 100 anziché 50, insomma tutta una serie di problematiche che cercherò di spiegarvi. Prima di cominciare mi raccomando lascia un bel like e iscriviti al canale se non l'hai già fatto, e se vuoi restare sempre aggiornato ti lascio qui sotto il link al canale Telegram e al mio account Instagram dove posto sempre contenuti nuovi. Sigla e partiamo subito. Trade Republic è una delle applicazioni praticamente più in voga del momento, questo perché effettivamente sta facendo una promozione veramente assurda che ha fatto guadagnare un sacco di soldi ad un sacco di persone. Questa promozione consisteva nell'invitare un amico che avrebbe dovuto depositare una certa somma di denaro all'interno dell'applicazione. E in questo modo sia l'invitato che la persona invitante avrebbero ricevuto un bonus variabile fino addirittura a 200 euro. Io ovviamente, non appena ho saputo di questa promozione, vi ho subito avvertiti, ho portato ovviamente un contenuto qui sul canale, un video che effettivamente è andato molto, è piaciuto a tanti di voi e tanti di voi, tantissimi in realtà, mi hanno scritto per ringraziarmi di effettivamente aver proposto questa cosa, mi hanno detto che effettivamente ci avessero guadagnato anche un bel po' di soldi. Tuttavia, proprio la scorsa settimana diciamo che ci sono state un bel po' di problematiche. Cosa sta succedendo sostanzialmente? Qual è questo problema? Allora, intanto, proprio il giorno dopo in cui ho effettivamente fatto la prima estrazione per i codici Trade Republic, e chi non sapesse di cosa sto parlando è perché sostanzialmente sto sponsorizzando i codici, vostri codici, di voi utenti che mi seguite qui su YouTube, e in caso vi lascio un link qui su, così andate a riprendere il video se volete effettivamente approfondire la questione. Ma tornando al discorso principale, è successo che proprio 1 o 2 giorni dopo sia cambiata la promozione di Trade Republic. In che senso che è cambiata? Nel senso che effettivamente sono andato a guardare i documenti relativi alla promozione lanciata da Trade Republic. E effettivamente ci sono stati dei piccoli cambiamenti. Trade Republic dice infatti che adesso sia possibile che, diciamo, capitino diverse promozioni, nel senso che è possibile sia trovare la vecchia promozione, che sostanzialmente chiedeva di depositare un minimo di 50 euro, cominciare ad acquistare un'azione, quindi cominciare effettivamente ad investire all'interno dell'app, per ricevere sia l'invitato che la persona invitante un bonus fino a 200 euro. Ora, diciamo che è uscita un'altra tipologia di promozione, anche in seguito al fatto che effettivamente su Trade Republic adesso sia possibile fare compravendita di criptovalute o comunque di alcune criptovalute. Hanno aggiornato effettivamente questa promo e adesso è necessario depositare 100 euro, almeno 100 euro, acquistare un'azione o una criptovaluta, in ogni caso cominciare ad investire, anche soltanto 1 euro, un po' come funzionava nella vecchia promo, ed effettivamente, almeno in linea teorica, sia l'invitato che l'invitante dovrebbero guadagnare un bonus fino a 200 euro. Intanto, giusto per specificare, queste due promozioni potrebbero capitare in maniera totalmente randomica, così non si sa bene su quale criterio, sulla base di che cosa, però effettivamente ho visto che la maggior parte degli utenti nuovi hanno ricevuto la promozione in cui è necessario depositare 100 euro e guadagnare un bonus fino a 200 euro in criptovalute, mentre per una piccolissima parte di voi utenti che si stanno registrando in questi ultimi giorni, effettivamente è spuntata anche l'altra di promozione, quella in cui bisogna depositare 50 euro e si possono ottenere fino a 200 euro di bonus in azioni. Per capire, ovviamente, se hai la necessità di depositare 100 o 50, basta semplicemente aprire l'applicazione, troverai il banner in verde e lì c'è scritto effettivamente deposita 50 per poter partecipare, oppure deposita 100 per poter partecipare alla promozione. In quel caso, chiaramente, è una cosa randomica che troverete voi stessi una volta che vi sarete registrati all'interno dell'applicazione. Quindi occhio, non caricate soltanto 50 euro senza guardare, perché altrimenti potreste rimanere un po' fregati, ecco. Comunque, diciamo che c'è stata questa nuova promozione
promo, se così lo vogliamo chiamare, che si è andata ad affiancare a quella precedente. E insomma, va bene, alla fine è una promozione, si tratta effettivamente di bonus, tra l'altro anche abbastanza ghiotti, e quindi, ok, la prendiamo per buona. Però cos'è che effettivamente sta facendo un po' di scalpore e che sta dando abbastanza fastidio? Sta dando fastidio il fatto che, nonostante i nuovi utenti effettivamente abbiano depositato i 100 euro, abbiano fatto tutto quanto, chi invita a volte non sta ricevendo il proprio bonus. Quindi cosa sta succedendo in pratica? Le persone nuove che si stanno registrando all'app effettivamente stanno guadagnando e stanno ricevendo i loro bonus in maniera totalmente normale, insomma un po' come sempre, mentre chi invita, chi sta mandando i propri codici referral, in alcuni casi, anzi nella maggior parte dei casi per quanto mi avete detto, non sta ricevendo i bonus. Tengo a sottolineare il fatto che tra l'altro è una cosa anche questa randomica, non capisco come sia possibile, perché effettivamente ci sono utenti che hanno invitato 2, 3, 4 amici, poi però siano arrivati 2 o 3 bonus mentre i restanti no. Non vi so dire davvero, non me lo riesco a spiegare. Quindi questa chiaramente è una cosa che dà abbastanza fastidio. Ci tengo a sottolineare il fatto che non si tratti assolutamente di scam. Sento parlare in questi ultimi giorni di Trade Republic che mi scamma, eccetera eccetera. Ragazzi, io non so cosa voi intendiate per scam, però se una piattaforma scamma significa che vi ruba i soldi, ok? Ma in questo caso semplicemente elargisce un bonus anziché due. È una cosa abbastanza diversa, ok? Quindi non parliamo di scam, anche perché si tratta di un broker che lavora da quasi 7 anni nel mercato, sempre stato molto affidabile e pagante, quindi non mi sembra il caso di andare a utilizzare certi vocaboli. Tralasciando questo, mi rendo comunque conto che sia una cosa alquanto fastidiosa e che sicuramente lascia un po' perplessi. Proprio per questo, durante tutto il weekend, sono stato veramente un sacco a cercare su Reddit, su Facebook, gruppi Telegram, canali, insomma, ho cercato di documentarmi il più possibile. Alla fine sono riuscito a trovare uno screen relativo ad un utente che non so nemmeno chi sia, se devo essere onesto, quindi ve lo anticipo, non so se sia un qualcosa di creato artificialmente, anche se non mi sembra. Fondamentalmente, in questo screen, quest'utente è stato contattato realmente dall'assistenza, è riuscito a farsi rispondere e l'assistenza diceva che fondamentalmente si trattasse esclusivamente di un problema a livello tecnico, quindi di un rallentamento, e che nonostante non si vedessero poi i bonus che stessero arrivando sull'applicazione, hanno detto che non appena avrebbero risolto questi problemi, questi rallentamenti, effettivamente avrebbero elargito tutti i singoli bonus a qualsiasi utente, a tutti gli utenti che effettivamente ne avevano diritto. Ora, ovviamente io vi lascio qui da qualche parte in descrizione oppure direttamente qui lo screen di questo messaggio. Ovviamente questo è quello che risponde l'assistenza. Cosa ne penso io? Io onestamente credo che Trade Republic si sia trovato veramente con un sacco di registrazioni, un sacco di nuovi utenti e un sacco di bonus da dover elargire. In questo caso, se devo essere onesto, penso che pagherà. Penso che pagherà per il semplice fatto che da 7 anni è sempre stato molto affidabile e non credo che un broker di questi livelli voglia perdere la faccia per qualche bonus da dare in giro. Quindi io penso obiettivamente che pagherà. Ma al contempo vi dico, fate attenzione, se volete provateci, ma non è sicuro al 100% che effettivamente faccia come ho detto. Il mio è esclusivamente un pensiero personale, ovviamente non posso avere la certezza che effettivamente daranno i soldi a tutti, che effettivamente pagheranno tutti, però non vi preoccupate che sicuramente potete ritirare ciò che avete nell'applicazione, questo nessun problema. Quindi come volete agire non lo so, questa è una cosa che dovrete decidere voi personalmente. Io posso dirvi soltanto che sicuramente come bonus, come promozione è davvero molto interessante. Tantissimi utenti hanno fatto davvero un bel po' di soldi e lo potete vedere anche dai commenti nei video precedenti, quindi potete giudicare voi stessi. Però insomma rimane questo problema che attualmente è ancora in corso e non si sa onestamente quando riusciranno a risolverlo. Io mi auguro il prima possibile, in modo tale che tutti quanti possiate ricevere subito i vostri bonus e possiate continuare a sfruttare questa promozione. Però ovviamente non posso averne alcuna certezza. Inoltre io vi ricordo che
qualora dovessi avere degli aggiornamenti, qualora dovessi avere delle news, vi farò sapere tutto quanto attraverso la dashboard community qui su YouTube, attraverso il canale Telegram ed eventualmente anche attraverso Instagram. Inoltre vi chiedo gentilmente di commentare questo video per farmi sapere voi cosa ne pensate intanto relativamente a queste cose di Trade Republic e soprattutto di farmi avere delle news qualora aveste effettivamente qualcosa in più, sappiate qualcosa in più, perché ripeto, siamo veramente in tantissimi, siete veramente in tantissimi e qualsiasi informazione potrebbe fare davvero tantissimo comodo praticamente a tutti quanti. Quindi cerchiamo di fare un'opera di bene, cerchiamo di aiutarci l'un l'altro. Mi raccomando, commentate qua sotto, fatemi sapere quindi che cosa ne pensate e soprattutto se avete delle news o delle informazioni importanti. Detto questo, io vi volevo annunciare una piccola cosa che diciamo non c'entra molto con il video, però in parte sì, beh insomma vi volevo annunciare questa cosa e ho intenzione di iniziare ad investire su varie piattaforme ad altissimo rischio perché, ma non lo so perché in realtà, insomma volevo provarci, voglio vedere che cosa ne esce fuori. Ovviamente vi porterò tutto qui sul canale, un po' come ho fatto con Genix, dove effettivamente poi ho perso un 20-30 euro. Però insomma non si può mai sapere, quindi fatemi sapere se vi piace questa idea, se magari vi possono interessare queste tipologie di video. Però insomma io intendo portarvelo ugualmente perché secondo me può essere davvero interessante. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver visto il video, spero di aver chiarito qualche cosa, spero di aver dato speranza a qualcuno di voi. Per qualsiasi cosa ovviamente scrivetemi qua sotto nei commenti, noi ci becchiamo alla prossima.